Sono veramente amici. Trobè è fortunata, prefetto, perché oltre a essere la capitale morale della bellezza della Calabria, e diciamo è la capitale della bellezza della Calabria, per me personalmente significa anche uno dei miei migliori amici, ma io dico il miglior sindaco, e lo dico sempre, è il mio amico Peppe Mangialavori. Qui è noto il nostro rapporto di amicizia, di stima e di affetto. Grazie signor prefetto per essere qui, ho sentito delle parole di Raira, delle cose importanti. Creare la comunità, creare, no, se mi consenti, creare questo raccordo in un momento di delicatezza estrema di questo paese. Bisogna crederci. Oggi ci sono un sacco di simbolismi, perché è il 2 giugno, è la festa della Repubblica. Contemporaneamente, oltre ad essere la festa della Repubblica, che è la festa di un paese che si riunisce dopo aver attraversato un momento estremamente difficile, è anche la vigilia del ritorno all'unità del paese, perché domani finalmente saranno abbattute le barriere regionali e quindi ritorneremo all'unità, senza paure. Io, come Presidente della Regione, sono stata molto, ma molto rigida nelle misure. Non so dov'è il prefetto Guercio, lo diceva oggi, siamo stati, penso, fra le regioni più rigide, ma proprio perché siamo stati così rigidi, oggi ci possiamo permettere il lusso di aprire la Calabria e dire: noi veniteci a scoprire, metteteci alla prova. Io chiedo, e lo dico coralmente, noi tutti dobbiamo dire agli italiani, che credo che saranno tanti italiani più che stranieri, metteteci alla prova, mettete alla prova la Calabria. E quindi questo 2 giugno, questa riapertura, e questa riapertura con una riapertura di una piazza, lo diceva prima Nino, quando si apre una piazza si apre l'agorà, si apre il principio della democrazia, si apre la comunità, la piazza è il gioco dei bambini, è il gioco degli anziani, è lo stare insieme, è il cuore pulsante di un paese, di una città, è il momento di aggregazione. E io credo e mi auguro che di tutto questo, questi difficili mesi, quello che rimanga fortemente ancorato a noi è l'idea di questo senso di comunità in cui ci si affida fra istituzioni, ma soprattutto fra di noi, fra cittadini. Ci si affida perché abbiamo bisogno l'uno dell'altro, e questo deve essere il sentimento con cui andiamo avanti. Concludo, la faccio velocissima. Io di Nino apprezzo moltissimo come sindaco l'amore per la sua città. Quello che fa differenza spesso nel poter fare le cose è il cuore che ci metti. Un po', se posso dirlo, mi somiglia. Io sono innamorata della Calabria. Io sono profondamente innamorata. Penso che sì, non ci sia terra più bella, perché non c'è pezzo della Calabria che non è da conoscere e da scoprire. Noi stessi non la conosciamo, però ragazzi, scusate per i ragazzi, amici, per farla crescere dobbiamo crederci noi per primi, dobbiamo essere orgogliosi noi dell'essere calabresi e della nostra terra. Abbiamo tanti problemi e nessuno li dimentica, li affrontiamo a testa alta. Ma questo è un popolo dignitoso e orgoglioso, e a questa terra noi abbiamo l'obbligo di dare quello che lei ci ha dato. Grazie.